Bene, amici dell'Ombrello, non siamo impazziti, tranquilli, abbiamo voluto cominciare con un minuto di silenzio la trasmissione di questa sera perché ci pare che finalmente il cadavere della Ternana sia passato, come avevamo preventivato in tempi non sospetti. Vi do il benvenuto all'ultima puntata stagionale della Testa nel Pallone. Avremmo voluto parlare di uno schifo di salvezza conquistata all'ultimo tuffo nei play-out, invece ci tocca parlare di una retrocessione amarissima in C2, non succedeva dall'85 se non mi sbaglio, che ci è capitata peraltro con il Foligno, neanche a dire, no? Con il Real Madrid, col Foligno. Ebbene, che dire, grazie a chi ha reso possibile questo scempio calcistico, grazie veramente a tutti gli attori di questa farsa che è andata in onda quest'anno, che non è altro che l'ennesima puntata di una soap melenza, e oserei dire quasi obbrobriosa, che viviamo da 7 anni a questa parte, anche 7 e mezzo direi, no? Quindi grazie alla presidenza, grazie alla proprietà, grazie a tutti, non voglio usare termini, grazie a tutti i personaggi che si sono avvicendati quest'anno. Abbiamo contato 3 allenatori, 3 direttori sportivi, 2 o 3 presidenti, un padron, un mezzo padron, ma non lo so. Grazie a tutti, grazie ai giocatori che una volta di più hanno dimostrato di non essere degni di vestire la maglia della Ternana. Se un manipolo di ragazzini alle prime armi riesce a schiacciare nella propria metà campo una squadra ben più attrezzata, con ben altra esperienza, quando un capitano di lungo corso, di grandissima esperienza anche internazionale, gioca la peggior partita stagionale secondo me, oltre alle più brutte, ci fa prendere, grazie ancora, gol al 93esimo, grazie. Speriamo di non rivedervi mai più nessuno di tutti quelli citati, dalla società all'ultimo panchinaro, qualcuno anche di lusso, grazie al super allenatore Giordano, grazie anche a chi l'ha preceduto, per carità. E bene, non mandiamo le immagini questa sera, neanche se ci torturate, penso che ci siamo già fatti male abbastanza. A questo punto, dopo il mio sermone introduttivo, cedo la parola a chiunque voglia parlare. Questa sera il parterre è ricco, siamo in 7, niente meno, record stagionale, sì, di presenze. C'è parecchio, no, siamo in 7, ma perché ne abbiamo fuori altri parecchi, 7? Perché poi insomma lo studio è finito. Pericultori sono arrivate delle raccomandazioni, cioè, che poi fare anche un 4-3-3. Sì, stasera. No, dicevo, mi sono arrivate raccomandazioni, cioè, c'è una persona, può venire, no? Ma adesso non esageriamo. Beh, se non esageriamo. Non esageriamo. Se non parliamo di vendersi le cose, per carità, perché? Di questo periodo. Perché c'è? Di questo periodo è meglio di no. Non usiamo questo parola. Perché? Scommettiamo che potevamo essere di più. Non usiamo questa parola, per carità di Dio. Dai, chi vuole cominciare? Vi presento mano a mano che prendete la parola. Tanto ormai vi hanno visto. Non c'è niente da dire. Bravo, avanti. Anzi, un altro. Io vorrei dire, ovvero parlo dopo, ho sentito nominare improvvisamente la parola allenatore, cioè Giordano, e volevo solo dire molto rapidamente che è un disco rotto Giordano. Me ne sono accorto, oltre che non è no, però oltre che insomma un allenatore a mio parere men che è competente, ma perché sono arrivato così rapidamente, senza casualmente, sono arrivato a un video messo su YouTube da un tifoso, da un giornalista, non so, di Messina, quando lui 2 retrocessioni fa, questa è la 3ª consecutiva, no? Parliamo del suo curriculum, no? Sì, io parlo solo degli ultimi 3 panchine che sono andate a finire con 3 retrocessioni. Bravo Giordano, sì, forte. È una trilogia. Era una cosa fantastica, bravo. Diceva le stesse identiche cose che ha detto ieri e che ha detto l'ultima volta che ha perso e quella ancora prima. Le stesse identiche
cose. Cioè lui è un disco incantato, probabilmente non era nemmeno lui, era un altro che diceva che faceva il Giordano, oppure qui a Terni è un altro che fa il Giordano. Non si capisce perché diceva di Messina che perdeva 6 partite di fila, aveva perso all'epoca 5, scusate. I giornalisti gli domandavano: ma perché teneva fuori alcuni giocatori importanti? E lui ripeteva le stesse cose che ripete qui. E diceva le stesse identiche cose, buttava la responsabilità sulla società, la responsabilità sui giocatori, eccetera. E non ha mai pensato, glielo voglio domandare io, se mai vedesse questa trasmissione, la domanda: Giordano, lei le è venuto mai il dubbio, così l'ha sfiorato mai il dubbio di non essere adeguato per fare sto mestiere? Questa è la domanda. Mi piacerebbe che rispondesse. Beh. Io quella sera che fu ospite qui a Ombravina gli domandai quali erano i motivi per intervenne telefonicamente, se no dopo ci querelano, per carità. Intervenuto telefonicamente, certo. Sì, telefonicamente. Io domandai come mai i suoi esonari, e lui la prendeva sempre con le società. Che non ho inviato i fallimenti. Che poi tra l'altro non è che dice no, scusa Enrico, buono, però tra sì. L'altro le retrocessioni di Giordano di solito si portano anche il fallimento della società, no? Sì, a seguire. Sì. Non lo so, che hai visto mai? Tipo parente della Beata Quartina, visto quelle mai, cose, non so, visto se, mai. Per chi ricorda il Marchese del Grillo. Andiamo avanti. Io voglio dire una cosa, se mi è consentito, e voglio rivolgermi a tutti coloro che collaborano con la Ternana. Tutti coloro che sono lì in via Leardi a qualsiasi titolo e a qualsiasi con qualsiasi incarico e via discorrendo. Faccio eccezione, pochissime eccezioni, faccio eccezione per la segretaria Francesca Caffarelli, che già è stata abbastanza fracassata nella sua storia umana, ma mi rivolgo a tutti coloro che stanno lì, a qualsiasi titolo, dirigenti accompagnatori, dotti medici sapienti, sedicenti direttori, tutta quella massa di persone di Terni che stanno ancora in via Leardi, fate una cosa fatta bene, date le dimissioni, andatevene, potreste recuperare un po' di dignità, ma andatevene, però andatevene tutti. Poi volevo aggiungere una cosa su Giordano, ma volevo esprimere solidarietà, non da collega perché poi io giornalista, però con Davide Michacchi e Lucio Langia di Teleradio Galileo, che sono stati cacciati via praticamente dalla conferenza stampa di Giordano. Da chi? Di Giordano, che ha detto: se ci stanno loro io non parlo. Cioè, vi rendete conto? Cioè, Giordano e non è come solito intervenire, non poteva, vabbè, ma quella non è poteva dire quelle ovvietà che ripete da 5 anni, come dicevo prima, non le poteva ripetere perché se no a quello ridacchia. Io ci tengo a sottolineare. Ma vattene via tu, Giordano, vattene via. Via! Ecco, vabbè, comunque. No, io ci tengo a sottolineare che è successa questa cosa. Ci tengo a sottolineare che è successa questa cosa. E come dici tu, che nessuno si alzerà, peraltro come quella cosa, anche lì, ma che nessuno l'ha mandato a quel paese. Colleghi giornalisti, una figura schifosa. Ecco, colleghi giornalisti, noi di Ombravina non ci andiamo e mai. E per cortesia smettete anche, se potete, scusa sto guardo stasera, tutti, anche di dare tutti vedo. Questi tu, di chiamare tutti per nome. Che è sta comunella? Costante. Con questa gente. Noi siamo giornalisti, loro vanno intervistati, ognuno si dà del lei. Vabbè. No, va bene, cavolo, va bene. Comunque. No, nel senso che torniamo un po'. E lei? Comunque, Gigi, grave che nessuno. Per concludere su Giordano, che tanto nessuno lo considera un allenatore, doveva andare in sala stampa. E comunque non doveva parlare di partita, non doveva parlare di niente, si doveva solo dimettere. Perché ha un altro anno di contratto, a prescindere da quello che fa. E lui che si permette anche di rilasciare un'intervista nella quale parla di prospettive qui a Terni? Quello è il problema. Giordano, prospettive qui a Terni? E comunque, se posso dire la mia, io penso no, che non la puoi dire. Guarda un po'. Io penso che le responsabilità siano molto gravi e grandi, perché sembra quasi che qualcuno questa retrocessione l'abbia voluta cercare con anche una certa ostinazione, cioè, perché non è poi facile mettere insieme, anche se ti ci metti di impegno, mettere insieme tutto
tutto questo domino, effetto domino di decisioni completamente sbagliate. Però io vorrei dire la mia su queste ultime due partite, se mi consentite. Io credo che arrivare al punto di andare ai play-out, io sono sempre, poi qui c'è Enrico, Gigi, lo sapete, sono sempre stato tra virgolette un pochino più tenero con i giocatori, perché società di un certo tipo, tre allenatori che cambiano nell'arco della stagione, direttori che vanno e vengono come fossero popcorn, un potere, cioè un potere che non esiste all'interno della società. Ho sempre cercato di popcorn, ma... durano anche come un pacchetto di popcorn e ho sempre cercato in qualche modo di giustificarli, perché comunque non è facile vivere una stagione così. Vedo il fallimento della società e di tutti i dirigenti che si sono alternati, e anche qualcuno secondo me se la ride in fino ad arrivare in maniera clamorosa, fino ad arrivare alla partita con l'Andria. Io dico una cosa però: questi due play out, anche se hai Topolino come allenatore, in campo ci vanno i giocatori. Queste erano due finali che dovevano essere affrontate diversamente, anche se hai un allenatore Giovanni, dovesse mettere il centravanti come difensore centrale. Ma se già avesse Giordano, si fosse limitato a schierare i migliori, vabbè, però 11 sì, però in campo ci vanno, cioè, questa era una doppia finale, capito che però quando segnano, casa, quando hanno segnato sia con l'Andria e sia con il Foligno, poi non hanno più giocato. Ma secondo me ci sono anche problemi evidenti, problemi atletici. Posso la squadra a mezz'ora dalla fine non stava in piedi. Ci stanno evidenti problemi atletici. Posso concludere? Miseria, professionisti stravagati come possono avere problemi psicologici? Atletici o psicologici, diciamo, hanno paura di fronte a una squadra fatta del 91, del 90 e con 94 in panchina. Ma è assurdo. Massimo, allora, per concludere, io ho assistito alla partita per la prima volta per esigenze della mia redazione di sporterni.it da bordo campo, per fare le fotografie. Volevamo fare il film della partita, volevamo fare tante cose. Il morro è scappato. Chiaramente da quella posizione lì, abituato a vederle dalla tribuna stampa, non hai il senso della profondità, tante cose non le vedi. Però una cosa la vedi, che forse dalla tribuna stampa e poi è difficile intuirla. Io ho visto i giocatori del Foligno dal primo all'ultimo con gli occhi iniettati di veleno, incazzati, me lo permetti di dirlo, arrabbiati dal primo all'ultimo, concentrati, e i nostri ho visto un atteggiamento diverso, quasi remissivo, di paura, lo si leggeva negli occhi. La condizione non c'entra qua. Hanno dato nei primi, soprattutto nei primi, la scossa ce l'hanno avuta quando c'è stato il gol di Sinigaglia e è durata 8-10 minuti, non di più, più che altro perché lì ha avuto paura il Foligno. A questo punto dico, certo. Poi il Foligno si è rimesso. Comunque, sotto i nostri, si è rimesso hanno, sotto. Hanno, si è messo nell'area piccola a spazzare dal quindicesimo del secondo tempo. È normale che a forza butta dentro i palloni. Se poi il capitano di lungo corso, grande esperienza, sfarfalla per tutta la partita, che diciamolo, che quando è stato bravo gli abbiamo dato anche 9, quando fa veramente una prestazione ignobile, che non si possono sbagliare velocità, Visi, tre uscite, tre, quattro, diciamo, quattro, una cosa seria, una fotocopia dell'altra. Telefono a Tef, fate difendere da loro. Due minuti, telefonasse a Tef. Sì, però non, diciamo le cose fatte bene, ci abbiamo un'ora e gliela facciamo. Allora, io volevo dire questo. Prima cosa che volevo dire, al di là di tutti i problemi, la partita. Prima cosa, anzi, volevo dire che probabilmente il Foligno ha giocato meglio di noi, come dicevi. Ma perché tu, parliamo di altro? No, è certo, è certo che ne parliamo, perché comunque io ho sentito dire da parecchi, e a me sta cosa dà fastidio, che è stato meglio che siamo retrocessi. Io secondo me secondo me in modo molto, secondo me a me mi ha rotto molto le scatole. Se dobbiamo dire parole, diciamo, non la dico perché l'abbiamo già detta. Allora, invece a me mi rompe le scatole la retrocessione, ma non solo, al di là della retrocessione, che pure merita, essere retrocessi con il Foligno, certo, capito? Quindi a me mi rompe le scatole. Quindi allora io dico, col Foligno, se noi vincevamo sta partita l'avevamo rubata, perché hanno giocato meglio loro, stati più bravi, ma non tanto da un punto di vista tattico. No, ma lascia perdere, qui hanno anche più decisi, anche più decisi. Però quello che dico io è che a che minuto eravamo arrivati?
93? 93. Ma dopo l'arbitro 6 minuti lasciamo stare. Vabbè, cambiamo. Guarda che i 6 minuti ci possono cambiava, perché se tu mi dai 3 minuti io mi sbrigo, che io chi però dice ascolta, 3 minuti con un espulso. Un conto so 6, un conto so 3. Con cambia un espulso, tutto. Con che un gol, con 6 sostituzioni. Presi con l'Andrea uguale, ma appunto, allora sto dicendo. Erano 5. Sto dicendo prodotto questo signore, bravo. Questo signore che gioca a porta con noi, già con l'Andrea non era uscito, eh? Certo. Allora, questa partita ha sbagliato 4 uscite, una nel primo tempo ci poteva costare un rigore, ci è venuta male. Perché lì era mezzo rigore, l'ha ammonito. Ci abbiamo provato a pia gol. Poi dopo il secondo tempo, una sbagliata, una è uscito sfarfallando, non so come, è andata bene che non hanno segnato. Poi su una traversione sull'area piccola, che la palla doveva solo alzare il braccio, non si è mosso. Un'altra che finiva fuori la deviata in fino angolo. Fino a quando al 94esimo è riuscito a uscire addosso un ragazzino del 90, del 92. E il cross l'ha fatto nel 94. È riuscito allo stand. 97. 94. Scusate. Non si può fare una trasmissione in questa maniera. Che ci frega di che anno è? 91 stiamo dicendo. Allora, 91. Questo è un ragazzino del 91. La sostanza è che il portiere Visi, che ha 40 anni, quando esce il ragazzo del 91, a parte lo deve sapere da prima, si scansa. Perché dice, amico, tu non hai capito, io mi sto a giocare il campionato. Quindi, se non l'ha fatto, è un Zomar. Quindi, adesso, al di là di tutto il resto, se Visi, che ha sbagliato l'uscita, oltre a tutto l'ha sbagliata in quel modo, all'ultimo minuto, contro un ragazzino di quell'età, allora sei un dico, che è il principale colpevole di quello che è successo. E in più, aggiungo una cosa. Oggi poi scusate, le dico tutte perché poi dopo siamo tanti, non faccio a te. Oggi mi ha scritto anche fra l'altro una lettera al maestro Luigi Bucciarelli, che a tenni si conosce perché è il nonno di quella bambina Aurora per cui si sono raccolti, no? Mi diceva che il figlio Luisito è costretto a lavorare a Perugia perché sta vicino alla bambina, al Silvestrini lavora, e dice che quello che ha dovuto subire in questi 2 giorni a Perugia suo figlio, cioè il figlio del maestro, dice, è stata una vergogna che si ricorderà per tutta la vita. E Visi telefona a te. Aspetta, me lo fai. Visi, vattene via pure tu. Allora Visi, intervieni. Hanno dette diverse cose. Allora io dicevo, siccome prima mi sembrava che stavamo a perdere, perdiamo delle cose fondamentali. Questo Visi si è permesso di farsi prendere in giro dai tifosi perugini. Di farci prendere in giro. E anche lui. E anche, dai tifosi perugini, nel quale è intervenuto la trasmissione TEF. A parte lo sanno tutti, io lo rispiego. Quando sembra che anche Ivano Mari l'avesse chiamato per farlo intervenire. E ha rifiutato. Allora, comunque, riassumendo, giustamente sto parlando troppo, non deve giocare più la Ternana. Io posso dirlo, non posso dire altro per evitare. Questo è simpatico, se fosse un calcio volante. Non deve giocare più con la Ternana. Esatto. Via dalla Ternana. Questo lo possiamo dire? Via non deve Ternana. Giocare più con la Ternana. Sottoscrivo. Cioè, è inconcepibile che sia andato a rivolgersi all'unica televisione che manca pedisseguamente di rispetto a Terni e ai Ternani, chiudendo poi la possibilità ai Ternani di replicare una trasmissione di una faziosità incredibile che purtroppo facendoci anche del male, vediamo qui a Terni, perché purtroppo non abbiamo emittenti televisive che sfondano da quella parte per poter replicare. Allora, Visi se ne deve andare, lasciamo perdere la sua amicizia conclamata con i fratelli Montemari, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, lo sa qualche giocatore della Ternana, lo sa qualche giocatore della Ternana che ha pagato questo tipo di situazione. Visi se ne deve andare, se Visi ai famosi attributi o gonadi che dir si voglia, come celebbe un certo Fabris, che all'indomani della retrocessione dalla Serie B in Serie C, poi venimmo ripescati chiaramente, venne qui in questa trasmissione fisicamente in diretta a difendersi, lo faccia Visi. Allora Visi, se è in ascolto e le do del lei, telefoni al numero che tra poco apparirà in sovraimpressione e ci sconfessi, o venga giù direttamente a dire la sua difesa e perché è andata a rivolgersi a TEF negandosi a un'emittente Ternana. Non ho altro da aggiungere se non se ne vada insieme a tutti gli altri giocatori, se ne vada insieme a tutti i dirigenti, se ne vada insieme a tutti i presidenti, sedicenti tali, dirigenti, aspiranti gestori del settore giovanile, tutti quanti, via tutti, azzeramento totale, reset. A me basterebbe se andasse Longarini fondamentalmente. Ma non se ne andrà mai. La cosa grave è che lui era il colpevole della retrocessione. Quindi, insomma, l'avevamo portata a casa. Se non esce in quel modo sciagurato, facendosi anticipare da un ragazzino che poteva essere suo figlio, che battendogli i piedi quello doveva scappare via,
se non avesse fatta quella cosa, al di là di tutto, che meritavamo tutto il resto, noi eravamo salvi. Quindi lui è il principale colpevole. Io dico, hai sbagliato, chiedi sì. scusa ai Ternani, non telefonare a te. Però una cosa, a questo io, punto, scusa, Vizzi, che tu... posso aggiungere, io dico, è il principale responsabile della sconfitta di domenica. Bravo. Ma se tu sei arrivato lì, non è che è tutta colpa di te. Perché tanti hanno le colpe queste, quasi tutti. Vizzi, tutto l'anno. No, no, però insomma un po' di equità. In sala stampa con Giordano. È andato a TEF, circolano delle voci di cui non possiamo parlare, amicizie, testimoni di nozze, o è stato ipocrita tutto l'anno, o ha fatto il pupazzo come Giordano da quando sta a Terni. A questo punto anche questo teorema può uscire fuori. Questo non è il numero di Vizzi, questo è il numero di Umbria Viva, chiariamo perché. Chiariamo che con la foto vicino sembra veramente. Chiamatelo e insultatelo. Rispondiamo noi, per cui non ci riempite di. È vero. Che la dignità imponeva di non intervenire lì. Vabbè. La dignità imponeva invece di dire scusate, perché probabilmente, al di là come dice Enrico, non è che abbiamo perso il campionato. No. Però l'avevamo portata la partita, pur non meritando, l'avevamo portata a casa. Ma tutti si sono fatti nell'arco del campionato. Quattro ragazzini, no? Scusa, Enrico. Altri, io ragazzi. Nell'arco del campionato va anche riconosciuto, perché altrimenti faremmo un grave errore. Va Giro comunque riconosciuto che diversi punti li abbiamo portati a casa grazie ad interventi salva risultato di Vizzi. È inutile che mi fai miracoli in partite che non servono e poi mi fai le topiche nel momento cruciale della stagione. No, con questo io non voglio giustificare il giocatore Massimo, con questo non lo voglio giustificare, dico semplicemente che quel ruolo che abbiamo anche di cronisti, beh, non può venir meno. Allora, comunque sono state fatte delle prestazioni, Matteo, importanti, cioè non è che ecco. Quel ruolo di cronisti che abbiamo ci fa dire che ci può stare una cappella nel corso di una partita, per carità di Dio. Allora, i calci sono due, o se la faceva addosso anche lui, e ciò è inspiegabile a 40 anni, oppure qualcosa non ha funzionato, non lo so. No, ma non è questo. Si può sbagliare, si chiede scusa, non si va a rilasciare l'intervista alla televisione nella quale d'accordo. Gli altri stanno ridendo della tua retrocessione. Enrico. Allora, io che vorrei, ci mancherebbe pure. Vorrei dire un'altra cosa, no? Caro un cavolo, egregio nemmeno, signor Longarini, lei che si è abbattuto su questa città come le piaghe d'Egitto, perché di questo parliamo, sono sette anni di piaghe, è dispiaciuto, ci spiega con le sue parole, però no, sempre per un terzo riportato. Ne ha cambiati 36 dei spokesman, ma non ci interessa, vogliamo sentire lei, ma anche a casa sua, anche per telefono, come gli va, con un piccione viaggiatore, segnali di fumo, come vuole. Mi dice che ci deve fare con questa squadra, fino a quando ci deve far vergognare di questa squadra e della sua proprietà. Perché si ricordi che lei può fare quello che gli pare, perché il proprietario, ci sono delle istituzioni che le lasciano fare quello che le pare. Ci sono dei tifosi, una città civile che non la viene a cercare, giustamente, quindi lei è libero di fare quello che vuole. E quello che vuole in questi sette anni è corrisposto, no, è constato di... Corrisposto, sì. Ha comportato, sto un po' agitato, Massimo, ha comportato una retrocessione dalla B alla C1, quattro salvezze all'ultima giornata, un playoff perso all'ultima giornata e una nuova retrocessione in G2. È un campionato un patrimonio un campionato che era vinto. Nonostante lei abbia preso la Ternana prima in classifica in Serie B, per non parlare del patrimonio dei giocatori, ecco, cioè, ha dilapidato un patrimonio giocatori imbarazzante, visto che ancora la squadra presa sette anni e mezzo fa, la metà ancora gioca in Serie A, quindi erano anche giovani, per non parlare del settore giovanile, ok. Il settore giovanile l'ha devastato completamente, i rapporti con la città, le istituzioni, la tifoseria li ha disintegrati. Lei ci deve obbligatoriamente dire che cavolo vuole da noi Ternani, cosa vuole, ce lo dica e noi ce ne andiamo. Ce la andiamo noi, a questo punto gliela lasciamo. Basta che ci dice che morte dobbiamo morire. Perché adesso noi a pensare l'anno prossimo con Giordano, non si sa chi è il DS, con
con come si chiama? Dimmi, per carità, Zadotti, che peraltro è una persona civile, amabile, quello che vuole, che mi dice che lui fa il presidente gratis perché si diverte e lei ci tiene ad avere la Ternana calcio e noi ci crediamo perché ci piace. Se lei pensa che ci crediamo, guardi, è abituato malissimo. Ci dice che diavolo vuole fare di questa squadra, quale ulteriore scempio ci vuole proporre l'anno prossimo, perdere i derby con il Perugia l'anno prossimo, che ci dice, qual è il progetto? Secondo me se ne vorrebbe liberare, ma non ci riesce. Comunque. Ma la rega, la dia in gestione. Ecco, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Così come affittare. Si pensava affittare. Vuole affittare il settore giovanile, affittasse tutto. Team rent. Ma l'affittasse a persone serie, però, voglio dire, a persone che hanno voglia, a persone soprattutto che sanno di calcio. Io a Terni ci sono persone. Il primo nome che ho letto oggi sul giornale, volevo da scusami un attimino, Lucia, scusami un attimino, Lucia, perché ce l'ho in punta. No, io dire una cosa. Ci vado cauto, state tranquilli, lo faccio l'avvocato fino a prova contraria. Fammi finire. E adesso ricicliamo pure Vittorio Galigani? Non fa schifo, ma schifo. Senti che voleva dai. Basta! Luciano voleva parlare. Vabbè, ma è l'ennesimo. Vabbè. Luciano voleva dire una cosa. No, io volevo dire. Veloci. Che se io volevo un po' andare un po' oltre. Mm. Perché se rimaniamo infangati in questo processo, non usciamo più. Perché? Perché purtroppo siamo qui tutte le settimane a dire le stesse cose. Purtroppo, ma io volevo dire invece una cosa da tifoso. Ecco. Che mi sta. Invece noi siamo. Che mi sta. No, a cuore. Scusa. Che mi sta a cuore. Una cosa, tifoso che mi sta a cuore. Bene. Non perché voi non siete tifoso. Ah, ecco, no, perché sennò però a me mi sta a cuore una cosa. Forse l'elenco più importante. Cioè la guerra tra poveri. Tra uscirà. Cioè. La guerra civile tra poveri, cioè tra quelli che seguono la Ternana e quelli che dicono fallimento, non andiamo più. È il loro obiettivo. No? È il loro obiettivo. Ecco, è il loro obiettivo. Lo rimetterci contro. Allora io dico stanno da tifoso. Stanno riuscendo. Io, Luciano Faustini ha messo sempre la faccia. Io andrò sempre allo stadio. Facessimo anche la terza categoria, certo. Quindi a me non mi deve rompere le scatole nessuno, ce l'ho con tutti, come voi, peggio di voi, però io vado allo stadio, per me sono importanti i colori, cioè, questo siamo d'accordo. Per me è importante la maglia e come diceva Giorgio Taddei, finché 12 maglie rosso-verdi correranno in campo verde, io sarò lì. Ok? Ma questo io. No, perché? Perché qualcuno dice siamo contenti. No, perché adesso quei 1000 disgraziati che per me, guarda, io più di 1000. Li conosco tutti a uno e tu lo sai perché quando andiamo lì siamo sempre noi, no? Quei 1000 disgraziati, no? Adesso vengono cacciati come quelli che come Lecchini, come quelli, no, vabbè. Perché già per esempio si sentono in giro delle cose strane. No. Cioè, i tifosi, quelli veri, guardano la maglia. Vabbè, Luciano. No, guardano la maglia. La conclusione è che quelli come Luciano Faustini seguiranno la Ternana anche in terza categoria. Questo anche noi. Ok, anche non siamo contenti se retrocede. Questo è fuori di però, però Enrico manca un pezzo. Scusa, aspetta, permettimi di farti un appunto. Non, quello che tu dici. Non c'è dubbio. Rispettabilissimo, oh. Un'opinione. Ci mancherebbe altro, però non bollare come tifoso vero o non vero quello che dici tu. Fortunatamente siamo ancora nella democrazia. Perché non è, secondo me, non è solo andare andò allo stadio che uno dimostra di essere tifoso, ma in tante maniere. No, oltretutto, rispetto profondamente quello che hai detto, sì. Ma rispetto anche chi ha scelto di non oltretutto, Luciano, rischiamo di fare il gioco, Luciano, di quelli che ci stanno portando al massacro tra noi tifosi. Sì. È un piano prestabilito, pure sì, questo. Però non siete proprio sulla quello di metterci sulla contro. Non siete più che dobbiamo fallire, che dobbiamo sparire. No. La Ternana doveva mantenere la categoria. Questi non so come definirli. Ecco.
questi giocatori, questa, no, questa mandria di mandria basta, vabbè, mentre ci prendi, mentre prendi la giusta definizione, mandiamo, hanno contribuito a non farci salvare la categoria, benissimo, seguiremo la lancettone. Perché io, perché secondo me i longarini passeranno, ma forse costa, no, è questo il rischio, è che non passano, ma i longarini passeranno, i Diodati passeranno, pubblicità, però io dico una cosa sola, prima della pubblicità, dai, veloce, Ternani, che volete bene alla Ternana e che non potete vedere i longarini, io parlo di industriali. Prendete. No, 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 anticipare! Prendete la Ternana, non anticipare, no? Allora, non anticipare, no, cioè, allora mai, c'è una pubblicità. Chicca! Prendete una chicca. La Ternana, no? Aspetta, c'è una chicca! Dopo! Da Micros c'è tutto e costa meno. Se vuoi risparmiare, scegli Micros. Tutto per la casa, articoli da regalo, profumeria, intimo, ma anche ferramenta, illuminotecnica, cartoleria e giocattoli. Micros, grande spesa e piccolo prezzo. A Narni, via Flaminia Ternana, chilometro 91. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. E aperto anche tutte le domeniche pomeriggio, dalle 16 alle 20. Telefono 0744 744539. Dal 9 al 19 giugno Micros propone Lanza lavatrice 1,75 euro, Omino bianco lavatrice 1,95 euro, Spiaggina in resina Rio colori assortiti 4,90 euro, Lettino mare in alluminio con parasole 39,90 euro, Tavolo in resina verde Milos centimetri 140 x 85 24,90 euro, Tavolo in resina bianco Milos centimetri 140 x 85 22,90 euro, Sedia in resina bianca vari modelli a 2,75 euro. Oh, siamo tornati in diretta, vi prego, di allora. Abbiamo riso, eh. Devo fare il telefono per cacciarci via da qua. Sì, sì, cioè, beh. Allora, premesso che non c'è telefono. Questo si è capito. Che Di Luciano ha detto io tifo per la maglia. Io personalmente tifo per qualunque soluzione che porti alla dipartita logistica proprio di Longarini e i suoi sodali da Terni, pur di non vederli più accetto qualunque soluzione, io dicevo, anche di chiamarmi mille buchi, no, 100 buchi, come però mantengo i colori, la squadra, tutto quanto, qualunque categoria, come mi sta bene, come ha detto mille buchi Ternani. La cosa drammatica, aspetta, c'è un aggancino importante, devo adesso, si era prenotato. No, comunque io dicevo. No, Luciano, break! Io dicevo, prendetela la Ternana! Mandiamo via Longarini e cacciamo i soldi! Buono, sì, che te devo cacciamo noi i soldi! Allora, caro Massimo, tu che non più tardi di ieri, mi pare, hai fatto la tua puntata di Question con Umbro Bernardini, presidente di Confindustria Terni, no? E Confindustria Umbria. E Confindustria Umbria, meglio mi sento. Hai affrontato un po' i temi economici, no, della città, eccetera, eccetera. Quindi chi meglio di te saprà dirci se effettivamente c'è qualche spiraglio di qualche fantomatico imprenditore ternano in grado di rilevare la Ternana, sempre che sia rilevabile, visto che allora, le cose sono sequestrate. Grazie Longarì, grazie. Allora, a prescindere dal fatto che questione di ieri sera, che sarà riproposta giovedì sera alle 21, sempre con Umbro Bernardini, presidente di Confindustria Umbria e Terni, vale la pena vederla perché ci ha aperto gli occhi. Ma io spero che Umbro Bernardini aprirà gli occhi a chi di dovere, e mi rivolgo soprattutto in questo caso a chi non può essere tenuto fuori da questa vicenda, e risponderò indirettamente anche a Luciano, cioè alle istituzioni, al comune. Bravo. Bene, Umbro Bernardini, in qualità di presidente di Confindustria, ieri sera ha detto testualmente, potrete verificarlo giovedì sera se vorrete appunto la verifica, che mai nessun amministratore comunale di Terni si è rivolto all'associazione industriali e agli imprenditori ternani chiedendo loro un aiuto per rilevare la Ternana. Mai. Perché? Non ho altro da aggiungere. Perché non possono fare le passarelle fatte con Carini, perché non possono prendere i contributi fatti con Carini, perché ecco qua. Scusate, secondo me entriamo su un terreno minato. È una tua opinione, te ne assumi la responsabilità. Mi dissocio. Ma le passarelle fatte con Carini, il mio cliente vorrebbe. È la mia opinione, Luciano, io mica entriamo. La passarella si può fare, una passarella che entriamo
circolo. Entriamo in un terreno minato. È seria la cosa, attenzione, perché non è serissima. Cioè, significa che i nostri amministratori hanno ignorato la presenza degli industriali a Terni cercando di coinvolgerli nella problematica ternana, nonostante le dichiarazioni contrarie. Sede che la vacca non ha intamugne. Ecco Enrico. Dimmelo tutta. Mi consentite? Perché quando a Carini è venuta a te, quando Carini è venuta a Terni e Gianni voleva fare il presidente a posto di della ciurna di Acarini, con i vari cilotti, e aveva detto Gianni: faccio io il presidente, perché con i soldi di Acarini arriveremo in Coppa UEFA. E invece non hanno voluto i cari politici, perché ci stava la vacca da mugne. Enrico, si vede. Lucia, l'hai detta, fa parlare anche gli altri. Io penso che se facciamo così, secondo me entriamo in un terreno minato. No, però perché farlo parlare. Allora, non si può fare. Perché non esiste. Allora, scusa. Mi inquadri per favore. Allora, Manini ha detto non si può fare la trasmissione in questa maniera. Sappiate che se stiamo appiccati anche sopra la piccionaia è colpa di Manini, che invita le persone, non le avvisa che cambiano l'orario, non comunica il numero a nessuno. Non comunica neanche chi viene, e poi dice non si può fare la trasmissione in questo modo. Adesso guarda, prego. Io penso che sei senza ritegno, Gigi, fattene andare la lampada e falla finita. Dai. Allora io. No, però dicevo, scherza, che se uno parla, facciamolo finire, se no. Ho capito. Dai, Matteo, chi ha interrotto lui? Vai. Io ho interrotto. Scusa, Matteo. Allora, volevo dire che se entriamo in questo terreno, si entra su un terreno minato. E credo che non faccia bene a nessuno. Per un motivo, che gli imprenditori possono tranquillamente fare gli imprenditori. Non c'è bisogno di un'amministrazione che gli vada a chiedere aiuto. Aiutami a salvare la Ternana. Perché quando devono costruire un palazzo, non è che vanno, che aspettano che sia l'amministrazione a chiamarli. Costruisciamo un palazzo, costruisciamo un centro commerciale. No. Gli imprenditori, se vogliono fare gli imprenditori, e non sto mettendo sulla graticola nessuno. Però dico che non credo che debba essere, se c'è la forza e la volontà, e c'è la voglia di fare una cordata. Non credo che si debba attendere per forza l'amministrazione che ti dice aiutami a salvare la Ternana, perché se loro hanno la possibilità di vedere che dietro una cordata dietro c'è la forza e c'è la voglia, c'è la coesione, lo fanno tranquillamente. Comunque, non serve l'amministrazione. Ma dietro ci deve stare un obiettivo, mi sembra riduttivo dire che l'amministrazione locale, ok, Matteo, non avrà fatto sto passo. No, è quello, Matteo, che dice Bernardino. Quello che volevo dire è che le chiacchiere sono state fatte tante. È il senso della cosa, cioè un'amministrazione. Poi magari l'associazione degli imprenditori dirà: guarda, non abbiamo la forza per fare questo. Però il senso, il succo è che un'amministrazione comunale che si interessa delle cose della città, che si interessa dello sport, che si interessa, e qui la dovremmo tirare molte chiavole lunghe, comunque ha contatti con le varie associazioni, certo, dovrebbe sensibilizzare, dovrebbe avere chiunque, esattamente, certo. Guardate, cosa che non tiene, Enrico. Perché anche loro si sono messi dentro quel palazzo. Enrico, poi vedremo alla fine. Luciano, ti conto i minuti, hai parlato di tutti. Enrico, bloccate Faustini, bloccate Faustini, non mi va giù, però zitto un attimo, Enrico. Io quando parlo io non ti interrompo. Perché una cosa che non mi va giù è il colloquio che ho avuto il sindaco con Longarini, è stato riferito per vie traverse. Ma tu mi devi fare un incontro ufficiale, devi dire quello che vi siete detti. Ma di chi non me lo deve dire Ivano Mani in trasmissione, o me lo deve dire Minciarelli, perché ha saputo tu mi devi dire. Io ho incontrato al bar, ho preso un cappuccino con Longarini a Roma, e c'ha queste intenzioni.
No, vabbè, che lo fa privatamente, certo. Ma che deve fare privatamente questo sindaco? Vabbè, va. Comunque, per chiudere questo argomento, comunque io mi stupisco di quante verginelle che stanno qua, quanti ingenui sprovveduti. È condivisibile, ma fino a un certo punto, perché comunque gli imprenditori, ma te, se vogliono la verità, non si può dire in televisione, no? Che ci abitiamo su questo discorso? Lo sai meglio, fai più un politico. Sicuramente, per cui lo sai come funziona. Comunque penso che sia possibile in questo momento rilevare la Ternana da Longarini, perché per sequestrare quelle quote occorrono soldoni. Sì, però solo una parola, Gigi. La cosa, allora, in italiano veloce, ascolta, se vengo io è un mondo, se mi chiami tu sì, un altro. Ma la cosa più brutta, ma tanto sempre per questo, no, per ride. La cosa più brutta, no, che ha sempre detto l'amministrazione comunale, che comunque era vicino alla alla città. Beh, per ridare la Ternana ai cittadini, e cercava nuove risorse per farle intervenire al posto di Longarini. Questo l'ha sempre detto. Certo, non gli ha chiesto l'affitto, più nuove risorse. Non è facile adesso, anche aspettato, se ci fosse. La cosa drammatica in tutto questo, per ritornare a parlare tra virgolette di calcio, no, a parte questo, ma la cosa drammatica è che alla fine, quando c'è in occasione di ogni retrocessione, dopo lo scoramento iniziale, tutti hanno sempre ritrovato una forza per dire ok, ci si rimbocca le maniche, si ricomincia. Sì, ma se ne devono andare questi, basta! Ma da che non ricominci? Si può ricominciare con questi, dagli con Giordano, da che cosa si chiama questo? Da che possiamo ricominciare? Ma basta, Giordano, da tornate a casa vostra. Longarini, da Emanuele Longarini. Da chi cominciano? Da chi ricomincia? Non c'è la possibilità di ricominciare. Il padre arriverà sul cavallo bianco. Mi ricordo quando lo ricordo. Di Emanuele Longarini al Fiamma, ce lo ricordiamo. Ma in regionale ci sta questa gran differenza. Ognuno per conto suo, su. Comunque, su. Forse Francesco ha parlato meno di tutti. Valla. Cito anche quel. Abbiamo parlato di tutto e di più. Siamo partiti da Giordano per arrivare agli imprenditori che non prendono la Ternana. Arrabbiato. Il problema è il futuro. È il futuro che non c'è. Sono è un altro anno di pagliacciate. Giordano, anche quando nel suo palmarès di retrocessioni, di esoneri, comunque dirige gli allenamenti. Vabbè, anche in quello, fino al 30 giugno. Poi c'è il contrario, ormai tanto siamo retrocessi. Poco cambia. Ma io mi sarei rifiutato. Oh, ma tu te rendi conto che hanno cacciato via Durso? Dignità. Siccome non transava la rescissione del contratto, l'ha rimesso a allenare. Ma ti rendi conto? È un'amministrazione che roba andiamo controllata. Con quest'anno è una cosa vergognosa, è un po' stile Meraclon quando c'era. Da grottesco, poi un teatro grottesco. A Giordano. Sta bene qua. Ma scusa tanto, ma l'anno prossimo prende i soldi. Ma adesso mica per niente, è il posto suo. Ma soldi di che tinta, se è vero quello che dicono circa la cifra, Ma chi prende? Tanto panchina dopo tanto. Ma non sappia, ce l'ha detto il presidente. Ma potrebbe lo riprende il Monte Rotondo. La Ternana. Sì. La Ternana. Ma su, chi lo riprende? Oh, insomma raga, il Gubbio è stato promosso in Serie B, il Foligno si è salvato, il Perugia è nato in seconda divisione. Noi in seconda divisione. Comunque, se vogliamo allargare, può fare il triplete. Se vogliamo allargare lo scudetto il Perugia. Se vogliamo allargare il discorso, comunque io penso che Terni comincia a non essere più una conca, un cratere. Non c'è più niente. Palla a mano, palla a volo, Matteo. Basket, la Ternana. Però oggi, è un segno importante lo sport, della vitalità di una città. Il sindaco ha detto che abbiamo il canottaggio, la scherma, abbiamo comunque tante. Ma c'è anche il Ruzzolone, perché il Ruzzolone dove lo vogliamo mettere? Oggi ha detto questo il sindaco. Matteo, dove vogliamo mettere questo Ruzzolone? Mo te lo dico. Matteo, lo sai che cosa ha detto ieri sera Umbro Bernardini nella sua disamina spietata veramente sulla situazione di Terni? Obiettiva, sì, hai ragione, obiettiva. La Ternana, la retrocessione della Ternana, ha detto due cose, una simpatica anche in dialetto e un'altra sul serio. In dialetto ha detto: quest'anno non ci siamo fatti manca niente. La seconda è che la Ternana è l'ultimo dei problemi, ovvero l'ultima delle tragedie di questa città. E non ce ne rendiamo conto, e chi se ne deve rendere conto fa finta di litigare e continua a non rendersene conto. Sì, è aberrante questo, cioè aberrante, pericoloso, allucinante. È obiettivo, come direbbe Enrico. Abbiamo vissuto una crisi, crisi politica in Consiglio Comunale che ci ride dietro mezza Italia. A tal proposito, e non solo a tal, avrei un comunicato
Che se mi è consentito. Senza, senza, no? Però senza la premessa, sì. Parti direttamente da qua. Sì, da dove? Sì. Da questo punto. Vai. Questo però dillo, dai. Che lungarina. Giusta quella, dai. Questa è una chicca. È, un, è dell'associazione Simboli e Colori di Terni. Il dottor Zadotti. È da qui? No, lì è solo una citazione. Poi a, da qui. Afferma. Leggi bene, afferma che Longarini è dispiaciuto dalla retrocessione perché tiene alla Ternana. Oddio. Questa è tanto della serie, scrivete. Gli tiene. E parto da dove mi dicono. Lì, a questo punto la nostra associazione, nell'attesa che la Corte dei Conti faccia il suo corso in merito all'esposto riguardante la convenzione tra Ternana Calcio e il Comune di Terni, intende concentrare i propri sforzi in due direzioni. La prima è rivolta verso il Comune di Terni, i cui amministratori dovrebbero tutelare l'interesse dei cittadini, dei tifosi, del loro patrimonio rappresentato dalla squadra di calcio che gira l'Italia, insomma gira l'Umbria ormai neanche, con il proprio vessillo, affinché si attivi formalmente e nelle modalità di legge con tutta urgenza per contestare alla Ternana Calcio la risoluzione della convenzione per l'uso dello stadio, udite bene, Liberati, nel rispetto dell'articolo 5, facoltà di risoluzione, che concede al Comune la facoltà di risolvere la convenzione nel caso di mancato pagamento di un intero canone, e dell'articolo 13, risoluzione contrattuale, che recita testualmente: nella salvezza dei diritti, anche risarcitori, il concedente, cioè il Comune, in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione, previa contestazione e diffida ad adempiere, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione medesima con effetto immediato. Ad oggi i canoni annuali non corrisposti sono più di uno e risulta che il Comune abbia inviato ingiunzione di pagamento alla Ternana nel marzo del 2011. Nella SOP opera che ne è seguita o che ne seguirà, poco ci importa, il Comune tramite il proprio assessore allo sport afferma che non è stata promossa opposizione nei termini dalla Ternana Calcio, mentre quest'ultima, no, per bocca del proprio amministratore, afferma il contrario. Anche se come Ternani non abbiamo motivo di credere, abbiamo motivo, scusate, di non credere. Abbiamo motivo di non credere. C'è quindi scritto. Abbiamo motivo di credere. Ecco. Chiediamo solo che il Comune eserciti la facoltà concessa dagli articoli sopra richiamati dalla Convenzione, e cioè la risoluzione della stessa. Mi metti in piedi sopra, sì, sopra il cubo. Vabbè, Rico, ma che dobbiamo fare? La seconda direzione. Che dobbiamo fare? Non interrompere. Se posso. Dai, fallo finisci. La seconda direzione del nostro interesse è rivolta su quanto sta accadendo a livello nazionale nell'ambito dell'inchiesta calcio scommesse. Dal 1 giugno, giorno dell'esposizione del caso, l'esplosione del caso, ad oggi, sono trascorsi solo 7 giorni, e in questo breve lasso di tempo risulta che più personaggi legati in vario modo e in tempi diversi alla Ternana Calcio sono entrati nell'inchiesta o comunque nominati dai media nazionali con ruoli più o meno definiti o da definirsi. Poiché alcuni di essi hanno avuto ruolo attivo nella Ternana retrocessa dalla B all'allora Serie C1, e noi ternani quella retrocessione non l'abbiamo ancora digerita né compresa, e poiché altri ancora negli anni successivi hanno vissuto stagioni alla Ternana, intendiamo adoperarci per chiedere chiarezza alle procure della Repubblica competenti affinché alcune nostre perplessità possano trovare una risposta definitiva e auspicabilmente una pronta smentita. Terminata l'agonia anche in questa stagione calcistica e conseguentemente la tregua che le varie componenti cittadine sembravano essersi concessa per non essere chiamate in causa come corresponsabili di questo fallimento, chiediamo che i punti sovraesposti siano gli scopi immediati che la nostra associazione debba proseguire. A tale proposito, crediamo, se no dici chiediamo, crediamo, chiediamo. Dai. A tale proposito ringraziamo, non ti faccio, Lola ti faccio Falanger. Dai, su, le Gianni decine Drudi. Di persone che hanno chiesto notizie e manifestato interesse e disponibilità ad aderire all'associazione, questa è una cosa molto importante, certo. Precisando che verranno contattati quanto prima. L'associazione è regolarmente costituita e formata da persone che si espongono con nome e cognome, al contrario di chi ogni tanto compare anonimo. Guarda qua. Salve, sono anonimo. Come è accaduto? Piacere. Va bene, usando termini e modi passibili di querela.
La cosa termina dicendo che concludiamo, perché ci sono anch'io nell'associazione, con ringraziare Longarini per i successi sportivi conquistati sul campo e fuori, a livello di prima squadra, di settore giovanile, scuola calcio in Argentina, rapporti mantenuti con la città, tifosi, istituzioni, estrema cura con la quale ha provveduto la manutenzione del... Di quanto gratuitamente, leggi, questa sì, è la parte più questa bella. Questa è la cosa più bella, gratuitamente il comune di Terni gli ha messo a disposizione in questi anni. Basta. All'uopo poi okay, ci saranno... Quando uscirà ci saranno delle foto che dimostreranno come sta messo lo stadio e il... E la situazione anche della stadio e della manutenzione. Anche a nome dell'assessore, questa cosa dell'opposizione, che c'è stato un equivoco, no? Adernati dice una cosa come un'altra. Sì. Invece la situazione adesso è chiara. Il 12 aprile la Ternana ha proposto ricorso. Opposizione. In questo caso si trattava di un ricorso, di un discorso ambientale. No, la proposta nei termini, ma non era tenuta a comunicarlo all'amministrazione comunale. No, è stato chiarito questo anche presso l'avvocatura del comune, l'ha comunicato al giudice che si doveva occupare dell'opposizione. Tra l'altro il giudice in questo periodo non sta lavorando, non so se ha dei problemi. Non ci capisco niente di diritto, stai raccontando ci hanno raccontato, ma è stato confermato. No. Vabbè, morale della favola del comune. Aveva 30 giorni per fare l'opposizione, l'ha fatta, ma non era tenuta, doveva comunicarla solo al giudice che si doveva occupare dell'opposizione. Ma non è così, dico di sì, il giudice tra l'altro in questo periodo non lavora, perché altrimenti non lavora, giudici non lavorano, vai a botte, attraverso la strada e vai alla diva. Senti, io non, quando... no, non ce l'ho con te, Mazzini. Non ce l'ho non con lavora te. Perché, perché ha dei problemi, perché che sia... ce l'ha il dottor Montanaro, incarico questa causa, se ce l'ha il dottor Montanaro è effettivamente ammalato, allora potrebbe anche essere. Allora scusa, emerge, perché stai dicendo queste cose? Diciamo l'unica cosa, diciamo bene, va bene. Bene, diciamo l'unica cosa vera, l'opposizione alla Ternana l'ha fatta nei tempi per stabilire. Ecco. Ti dico per regge. Cari Ternani, io non so, il giudice non voglio neanche anche questa. Anche questa è andata. E chi vuole capire, capisca. Era il giudice al limite, che, iniziando a prendersi carico di questa opposizione, e poi diventa un giudizio civile, doveva comunicarlo al comune. Quindi il comune l'ha saputo solo ancora, per via traverse. Ma perché insisti? A me le versioni ufficiali. No, non è versione ufficiale. No, perché Kennedy l'ha ammazzato. Non ci credo più. Ufficiale, giuridicamente allora, è così. La notizia vera è che l'opposizione è stata presentata. La mia mente raffinatamente leguleia ha dei brividi in questo momento. Vabbè, comunque sono cavoli loro. Basta. Oh, posso salutare i fratelli Montemari? No, dice strano il comune. Se proprio tieni. Io vorrei salutare in conclusione i fratelli Montemari e dire: so che vi state tanto divertendo e spero che questo divertimento vi continui ab aeternum. Perché insomma stanno tanto godendo in questo momento, sono beati. Beh, non ho capito perché glielo auguri che continui. Io forza fini subito. Scusa. Questo era l'assist. Ma sembra a me le fate prendere queste iniziative goliardiche. Che poi parlo in vernacolo e mia moglie mi grida. Alla giustamente. Fine me li rimbianco io. Sto facendo la voce da oroscopo. Non so perché. No, va bene. No. Siamo alla frutta, direi. Anzi, al caffè forse abbiamo anche pagato, caffè. Ci stiamo infilando la giacca. E come tutte le belle cose, anche questa è finita per questa stagione, perché caro Longarini, cari tutta quella serie di personaggi che non oso definire, perché se no mi querelano, personaggi si può dire però, no? Che ruotano, hanno ruotato e ruoteranno intorno alla Ternana, perché tanto anche se cambiate facce, prodotto non cambia, purtroppo, anzi certe volte peggiora pure. Ma quello che ha combinato ci saremo ancora, perché non pensate di averci ammazzato troppo, ci avete da fango, penso che crepate prima voi. Tiè, guarda un po', allora ringrazio intanto chi è venuto questa sera. Allora, ci sono delle gerarchie per anzianità, Briotti a seguire, Mingiarelli, e per concludere Gigi, che insieme a me è il curatore di questa
trasmissione di questa trasmissione, in particolare si occupa degli ospiti e poi si incavola quando fanno casino dopo che li invita lui, dicendogli pure gli orari sbagliati, vero Luciano? Manini è così, prendere o lasciare. Non siamo quest'anno non c'è stata una sera che gli ospiti sono stati pochi o scarsi, però mi ti sei perso per strada la Valletta, che era un pezzo forte. L'ultima uscita l'hai sbagliata. Come visi l'ultima uscita l'ha sbagliata? Chi si vuole candidare per il posto della Valletta? Zitta Badante, stasera non vorrei che ho sbagliato l'orario con Luciano. Va bene, ringrazio Luciano, Francesco e Matteo Sano di stasera. Ringrazio sicuramente Rosario Murro, Paolo Grassi. Ne sono venuti tanti. Adesso aiutami a ricordare chi dimentico, perché se no facciamo dei figuracce. Lilli Venturi, Lilli Carati. Riccardo Marcelli, tutti quelli. Un grande ringraziamento a chi ci ha seguito con grande pazienza, grande affetto. Certamente, quello sì. Come io sempre. Lo faccio il ringraziamento alla fine. Lo faccio a te, lo faccio a te e a Gigi. Per avermi ospitato con monotona abitudine presso questo vostro salotto, nel quale faccio semplicemente l'opinionista, perché ormai grazie a Dio mi occupo di cose anche un pochino più importanti del calcio. Però vi devo ringraziare, perché anche in tempi non sospetti, nei momenti di maggior disgrazia, mi avete lasciato aperta la porta, e di questo me ne sarò sempre grato. Gli amici si vedono nel momento del bisogno, questo mi pare, figurati, non servivano. Io ringrazio clamorosamente Davide Domizzi, il nostro one man band, one man tutto qui, regista, tecnico delle luci dell'audio. Grande Davide, grande. Veramente una forza clamorosa qui Umbria Viva. Ringraziamo Antonella, Fabrizia, aiutami, perché tutti, Tony, Antonio, tutti quanti la comunità incontro, Don Pierino che continua imperterrito a farci andare in onda senza dettare alcunché di nessun tipo di linea editoriale, libertà totale, un editore più liberale di Don Pierino non esiste secondo me. E grazie, ripeto, soprattutto a voi che ci avete seguito quest'anno, sia in diretta che in replica, che su internet, che tra l'altro clamorosamente visto in tutto il mondo veramente, adesso anche dal Canada. Comunque Visi non giocasse più con la Ternana, ecco. Visi, vattene, visto che non ha telefonato. No, me lo prendo io. Visi, vattene, Giordano vattene, e Longarini vattene, chiaramente vattene, poi portateli a tutti, andatevene. I nomi faccio vattene, un saluto Luciano veloce, prima di tutto scusate della foga. No, vabbè, però sono talmente avvilito e arrabbiato che mi sono lasciato andare anche ad espressioni poco convenienti. Però volevo salutare veramente con affetto e con commozione tutti i tifosi che hanno fatto il loro dovere fino in fondo, non hanno lasciato nulla di intentato, sono andati allo stadio, hanno seguito la Ternana, hanno seguito la Ternana in trasferta. E io saluto questi tifosi e gli altri no. Quell'altro no. Vabbè, va, per fortuna che dall'estero e li abbraccio con affetto, seguiamo la Ternana anche in terza categoria. Ale. E viva la Repubblica. Forza Fede. Vabbè, lasciamo per Gigi. Forza Fede. Non devo di niente. Tu non saluti nessuno. No, perché no, sto veramente. Saluta il tuo centro abbronzato. Centro solare, ma dove vai a fare la lama? Vecchio. Enrico, ringrazi qualcuno in particolare? No, io sono il tuo fornitore di parrucche, neanche quel niente. Neanche, no, io sono in realtà sto ridendo, sto scherzando, ma sto nero. Ecco, sto nero. Stiamo sdrammatizzando all'ultimo minuto. Sto pensando, non le posso dire, ma sto pensando i peggiori accidenti, maledizioni che posso conoscere per tutte le persone che hanno contribuito. Io spero veramente che possa pensiero infausto possa avverarsi. Longarini vattene, io non volevo far salute stasera, sto talmente arrabbiato, chi mi conosce ma ha incontrato questi giorni lo sa che non è neanche facile parlare, evitare di dire cose, evitare poi querele, dopo la querela, capito? Certo. Quindi bisogna parlare, ecco, bisogna dire che il portiere non deve giocare più con la Ternana, cercando di dirlo in modo civile,
Poi insomma ci sarebbero tante altre cose da dire, insomma, però l'umiliazione che abbiamo subito è, come dicevo prima, mi ha scritto il maestro e veramente so che tanti ternani hanno subito un'umiliazione gravissima. Non sapevo. Resterà nella storia questa cosa. Ovviamente tutti i calciatori fuori, una chiosa detto da uno che tanto si vergogna ancora. Ebbene, vergognatevi tutti. Via. Mi associo al vergognatevi e vi saluto. Basta. Vergogna di essere stata la vergogna. Ciao. Ciao, alla prossimo campionato, fuori, dovunque saremo. Via tutti, fuori, via. Ciao.